una molecola naturale prodotta dal nostro organismo in grado di attivare il sistema immunitario in presenza di malattie come la sclerosi multipla. A scoprirla è stato un team di ricercatrici dell'Università di Perugia che ha studiato come questa particolare forma di serotonina abbia il potenziale di riconoscere e distruggere i patogeni responsabili di alcune malattie infettive. Come spiega Ursula Grohmann, responsabile della ricerca, questo risultato avrà risvolti pratici nella vita dei pazienti, rendendo le cure più semplici. Grande importanza di questa molecola che può essere somministrata per via orale e quindi questo potrebbe garantire al paziente un tipo di terapia molto più accettabile e semplice da seguire. Un successo per la ricerca italiana che però va avanti soprattutto grazie alla passione dei giovani, ma senza fondi sufficienti. È un lavoro che è durato parecchi anni ed è stato possibile portarlo avanti grazie ad un consistente finanziamento erogato dallo European Research Council, quindi un finanziamento europeo, che ci ha permesso di poter, diciamo, serenamente condurre questa ricerca lunga anni. Nel team è stato centrale il ruolo di Giada Mondanelli, ricercatrice precaria. Essere un ricercatore al giorno d'oggi, soprattutto un ricercatore precario, da un punto di vista può essere a dei giorni molto frustrante, in quanto si pensa costantemente al proprio futuro, cosa farò tra un mese, cosa farò tra un anno.